queste due giornate hanno dato un segnale di grande partecipazione, sia nell'insegna veramente del concetto più volte espresso dell'intersettorialità, perché hanno visto la collaborazione di Ministero, Istituto Superiore di Sanità, Regione, Comune, il ruolo importante dell'Università che ha ospitato questa manifestazione, che oltretutto l'ha ospitata giocando un ruolo molto attivo a livello sia organizzativo ma anche di definizione condivisione dei contenuti, e poi partecipazione delle regioni che sono state presenti con tutta la parte espositiva e anche con molti interventi nell'incontro scientifico, e poi l'elemento fondamentale che ha reso ancora più stimolante e anche motivante per gli operatori la presenza del ministro, che tra l'altro è stato qua per molto tempo e ha anche dando un contributo di contenuti e di valorizzazione del lavoro che viene fatto sul territorio, e in questo senso il tema della centralità degli operatori e delle persone è stato evidenziato, quindi la presenza delle istituzioni ha fatto sì che anche gli operatori potessero sentirsi più motivati e più partecipi e quindi anche uscire a volte da situazioni di isolamento nel quale l'operatore che lavora in sanità pubblica in promozione alla salute a volte si trova a vivere. E questo tema della centralità del cittadino mi sembra determinante, ma d'altra parte è stato poi più volte ribadito che il cittadino non è solo, e quindi questo impegno a rendere facili le scelte salutari è un impegno che la presenza stessa del ministro ha rafforzato e ci dà anche prospettive per il futuro.